Ok, ragazzi, ci siamo online, ragazzi. Benissimo. Ciao Cocco, ciao Mugia. Ciao, ciao, Ciao. ciao carissimo. E salutiamo tutti quanti quelli che ci Saranno stanno incazzati per il vedendo. ritardo. Sì, siamo un po' in ritardo, ma come sempre ci sono i Ci soliti. scusiamo, iniziamo alla grande, no? Ci scusiamo subito, è tutta colpa di Mr. Deli, così è più facile da gestire. No, in realtà abbiamo avuto una serie di problemi e anche provando e riprovando le cose, come al solito, quando c'è la live succede sempre un pandemonio, cioè Sì. proprio la teoria del caos, sempre così. Vabbè, c'era il microfono che non funzionava, tutte le solite problematiche, vabbè, pazienza. Tra l'altro a me mi lagga E pazzo, però va bene. cosa ti lagga? No, vabbè, vedevo la parte live che mi lagga un pochino pesantemente. Cinghiali sul tubo, Vessor, grandissimo, l'amministratore Oh, unico grande delegato di Cinghiali. Vessor. Ciao. Che onore, che onore. Onore avesso, Benissimo. onore avesso. Grandissimo. Bene. Adesso sono qua. Ok, siamo in quattro Siamo spettatori. Siamo noi quattro. praticamente per il momento. Siamo noi tre ragazzi più Vessor. Adesso, vabbè, basta Che così, sono contento già. No, tra l'altro sta per arrivare Elentir, che ha avuto pure lui dei problemi, e quindi si sta ce n'è per un altro. mettere E ne pure. ha tanti quanti cazzo ne ha, ragazzi. Madonna mia. Ne ha tanti, diciamo uno significativo principale è quello proprio di avere un attimino problemi con Discord, manca fare apposta Discord con Discord. Cazzarola, ora vediamo un Oh, attimo. sono arrivati due, dai. Uno ti chiede anche di Sì. salutare. Ciao Stefano, ciao. Ciao Vittor, che non è Bene. Victor, è Vittor, attenzione, Vittor, quindi no, attenzione. non sbagliamoci. Per favore, non iniziate a spammare. Per Sì. favore. Beh. Allora, aspetta anche un attimo perché poco fa c'era anche qualcun altro che mi aveva chiesto di salutarlo ed era Tepposo, che probabilmente non è detto che ci sia già qua. C'è anche il Corsaro. Ciao Corsaro. Già che ci sono, saluta anche Elentir. mia mamma. Certo che siete stronzi, eh? Ma perché? Cioè, collegati. Grande, guarda chi c'è, Indie Gameplay. Cavolo, sono un suo grande fan. Sembra assurdo dirlo, ma sono un suo grande fan. Sia dei cinghiali sul tubo che di Indie. Tra l'altro che ha portato bei giochini in questo periodo, devo dire. Sì, mi E sta facendo conoscere amore anche a Elentir. me. No, ma veramente, veramente in gamba. Ma Elentir, noi ti stiamo aspettando e non so come aiutarti perché... Se vuoi ti mando un tecnico a casa, ci metterò un po' ad Oh, arrivare. allora Stefano è tifoso, per cui ok, ti saluto, che mi aveva scritto su Instagram. Dai, Elentir, cazzo, dai, cosa stai facendo? Basta, basta tirarti il pisello su YouTube, No, non è per entra e niente. fai No, qualcosa, qualcosa di che viene anche sensato. censurato, questo è il problema. Ci avevamo già Oh, pensato noi. Hans è un mio grande amico. Hans, finalmente qui, la prima live, penso, Ciao a proprio in todos, Hans, ciao. live. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao a Ciao tutti, benvenuti. Gianmarco. Gianmarco Io Pugliesi, ciao. saluto, salutiamo tutti quanti perché tra poco, Attenzione. anzi, aspetta. Camerina 500.000 euro, buongiorno, ostia. Sempre a parlare di soldi. Vedo la sua barba, però Buongiorno, non vedo. ostia. Partita! È partita! È partita! È partita! Come cazzo è partita? È fantastico, è fantastico. Cioè, tu mi devi dire chi è che ti ha venduto quella roba perché è Ma fantastico. cazzo, ma sei un Vukumpra, sei, non è possibile. È sempre uno di quelli che passa sulla spiaggia o con tutti gli occhiali addosso, con 20.000 cappelli in testa. Che cazzo è sta roba? Che figata. Ma soprattutto quegli occhialini di gialli che intravedo davanti hanno quel tocco di fashion style che ti domina. Infatti. Bene. Come cazzo vedi? Come stai? Non sai se stai guardando la webcam, stai guardando il muro, cosa stai guardando? Con tutta quella roba addosso.
È una figata, però. Cioè, è una sagoma, mi fa morire. Ah, oh, il cioccolino! È quello dell'Oktoberfest. Ubriaco, già ubriaco. Questa alle 21:11 già è ubriaco. Bene. Ciao ZGamer. Ciao ragazzi, vogliamo iniziare a chiacchierare un pochino di, dello scopo, insomma, di questa sorta di riunione, vuoi dire, incontro al bar, la vedo così, più che una live, no? Per sparare quattro chiacchiere e parlare proprio di Division. Perché abbiamo pensato di portare Division? Perché, oltre che sulla bocca di tutti, ma un titolone della miseria, ragazzi. Io non volevo provarlo, perché ultimamente delusissimo da questi grandi titoloni, tutti quanti, questi titoloni, e poi scopri che in effetti la sostanza è la metà della metà della metà della metà, ragazzi, aiutatemi, della metà. Quindi invece, no, quindi, ringraziando il cielo, hanno fornito una beta e l'ho scaricata insieme a Elisir, che mi dice dai proviamo, dai. Ho scaricato la beta, l'abbiamo provato e io sono rimasto sinceramente veramente stupefatto, perché è innovativo in certi sensi, è comunque un MMO, poi ne parleremo, perché sinceramente di MMO vedo molto poco, però poi andiamo a approfondire anche questo. Io posso iniziare a chiacchierare un po', mister, oppure vogliamo aspettare un altro pochino? Io direi iniziamo a fare una piccola intro di che cos'è di Division, per quanto riguarda le sensazioni proprio che mi è ritornato, perché noi siamo videogiocatori incalliti che si basano principalmente sul sistema emozionale proprio, no? Cioè nel senso, esatto. Questo gioco mi sta sul cazzo o mi piace tanto? Mi piace tanto e perché mi piace tanto? La prima cosa, The Division è stato fatto dalla Massive Entertainment. Entertainment è un'azienda svedese, le svedesi sono buone e quindi sono bravi. sono un cretino, adesso lo sapete anche voi. Il publisher è la Ubisoft, ormai la conosciamo bene, ha fatto un sacco di flop, secondo me questa volta farà un gran botto con questa roba qui. Stiamo parlando di un gioco che è un open world, un action RPG, uno sparatutto in terza persona. La trama è particolare, scritta da Tom Clancy, si parla di una New York sprofondata nel caos a causa, insomma, di un'epidemia su larga scala che ha portato quasi all'estinzione dell'umanità. Capirai che originalità nella trama, vabbè, è questa quella che c'è. Insomma, regna il caos in questa città di New York ed è in mano totalmente, diciamo, a organizzazioni criminali, come dire, i cleaners, questi personaggi qui, e si uccide in sostanza a vista. L'unica speranza è questa squadra di Division, dove voi ne farete parte nel single player, insomma, che dovrà portare ordine in questa città di New York e, diciamo, indagare anche sull'origine del virus, perché sembra sia stato un virus a scatenare tutto ciò. Questa, diciamo, è un attimino la trama principale del gioco single player. Il motore grafico, l'ho sempre detto, non mi stancherò mai di dirlo, è lo Snowdrop, un motore grafico molto nuovo, secondo me, nuovissimo, perché non avevo mai sentito, ma fa, ragazzi, un lavoro incredibile. E una scheda grafica Nvidia 980 dell'Asus, perché sono malato, ebbene sì, sono malato, e sono stato tutto il tempo, ragazzi, e mi spaventavo di questo, incollato ai 60, da 55 a 60 fps. Tranquillo, Musa, io sono sanissimo, non ti preoccupare. Tu mi confermi, se dico qualche cavolata, tu eri lì con me in gioco, per favore correggimi. Il motore fisico è dell'Avok, bene sì, c'è una parte che gestisce il motore grafico, una parte che gestisce soltanto la fisica nel gioco. E ricordo una situazione, una delle prime missioni che abbiamo fatto insieme ad Elentir, potete andare sul mio canale e vedere, ci siamo divertiti tantissimo, dove ci divertivamo a sparare in bottiglie, se non che abbiamo trovato addirittura dei barattoli di vernice. Sparando, è un piccolo esempio per far capire come funzionava, sparando nel barattolo di vernice, il barattolo saltava, si spaccava e fuoriusciva un liquido. Mai visto. Ma allora dici, cazzo, Monza, ma sei malato? Sì, l'abbiamo detto prima, è vero. Però, ragazzi, questo significa curare i particolari. Che cos'è che rende un gioco grande? Ci ho sempre un po' pensato. I particolari. Tanti particolari. C'è un effetto particellare, le luci sono veramente dinamiche e incredibili. Dinamiche nel senso che ci siamo messi vicino a una volante dove aveva praticamente un vetro rotto della polizia, no? Quella fare, come si chiama, la sirena che girava, e la luce rinfrangeva su di me. Il bravissimo, ecco, mancava, essendo napoletano non si dice lampeggiante a noi, perché quando arriva la polizia noi scappiamo, che cazzo guardo lampeggiante? Allora non mi prendete in giro, per favore, ok?
Dicevo, quindi quando arriva in sostanza, vedevo questa luce che si rinfrangeva sul corpo e proiettava un'ombra di colore bluastro a terra, se non che si vedeva anche la rifrangenza nella pozzanghera o la varun, come si dice in italiano, la pozzanghera d'acqua che era a terra, c'era la... l'acqua, ma è tranquillo, si dice pozzanghera d'acqua, non c'è nessun problema. Ok, benissimo, quindi, quindi questa... Aspetta. Io ho l'impressione, voi mi state prendendo in giro comunque, ragazzi, così non va bene, voi lo sapete. Quindi, chapeau, chapeau su questa cosa qui. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è una meccanica che hanno inserito, ce l'hanno vari giochi, ma fa veramente un effetto incredibile vederlo su Snowdrop, i cambiamenti climatici. Io okay? non riesco a guardare Elentir, è lì che così sulla web... Disgraziati. Una cosa che mi ha colpito particolarmente... E aspetta, cambiamento... c'è Vessor dei cinghiali sul tubo direttamente da Elentir. Infatti, Vessor, guarda Vessor, non è poco simpatico, ma che spettacolo! E noi siamo qua a raccontarci le storie delle mamme. C'è anche lui. Ma costa tanto, l'hanno portato tesoro, sì, attualmente sì, perché io l'ho presa dell'Asus, ho una macchina tutta Asus, sto rispondendo a ZGamer98, costa abbastanza, io l'ho pagata 500 euro, cioè 480 euro in offerta, sì, costa tanto, è una fascia media alta abbastanza, quindi direi di aspettare i nuovi processori della Nvidia, della Pascal, serie Pascal, che rendono più accessibili questi costi. Vabbè, ritornando a quello che stavo dicendo, giusto per concludere, perché non voglio rubare spazio agli altri, perché io sono un po' chiacchierone forse, volevo far capire bene come sensazione quello che ritorna, anche il sistema meteorologico. Mi ricordo, mentre stavamo giocando, all'improvviso è scoppiata una bufera di neve. Elentir, dimmi. Ti ricordi come è cambiato il gameplay soltanto con quella bufera di neve all'improvviso? Praticamente non si vedeva una mazza, cioè tu vedevi forse le ombre di nemici, tu con schioppo cercavi di ammazzare. Va bene, grazie dell'intervento, basta, ok, non si vedeva, va bene. Ma non si vedeva un cazzo, ma tu vai dal tuo oculista per favore e digli che ha fatto un lavoro di merda, guarda con che razza di occhiali vai in giro. Oddio, vabbè. Ci sono comunque, tra l'altro, tante chicche che sono state veramente piacevoli, come parliamo anche della base operativa da ampliare, la base che poi scoprirete mano a mano andando avanti nel gioco, dove ogni settore di questa base che andrete ad aprire vi darà la possibilità di ampliare quello che sono i perk, come si dice in italiano, in napoletano? Ah, gli accessori loro personaggi. In italiano. Ragazzi, se dice... gli attributi, no, le abilità, mi è venuto, porca tra, poi dicono che io sono ignoranto, non è vero. Guardate, io tra l'altro, ecco, io non ho giocato la beta, l'ho acquistato sulla fiducia, nel senso che io l'ho preso perché appunto c'era Mujahideen che mi stava stalkerando da giorni, scrivendomi, oh puttana, sto cazzo di mio, vengo sotto a casa tua, ti spezzo le rotule, comprami, e quindi ho deciso di acquistarlo sulla fiducia, solo su quella. Che tra l'altro non l'abbiamo ancora ricevuto. No, io l'ho ricevuto. Non te ne pentirai. Io sono prontissimo, guardate. Cosa sta facendo? Perché? No, non seguire l'esempio. Non seguire l'esempio di... Tante. Allora, io ho un paio d'occhiali, due paio... occhiali da sole, occhiali da nuoto, occhiali da sci. Quello era il cappello Oktoberfest Edition, ok? Versione Gold Edition, 600 euro. Un affare. Non mi sento assolutamente fregato, capito? Cioè, proprio... ovviamente me l'ha venduto un napoletano, un parente. Sono quelli più pericolosi. Porca troia. Se lo volete, dovete caricare la PayPal di Mujahideen. 600 euro. No. Ma non sta scherzando, magari pensano veramente, perché io comunque i dati ce li metto, poi magari qualcuno... che ci sono. No, parlavo della base operativa, che è un'idea un po' così, diciamo, di una sorta di menu tridimensionale, insomma, che serve per ampliare, per potenziare, insomma, con vari settori, reso molto interessante questa cosa, tutte le abilità del personaggio, che le abilità del personaggio avrei portate dietro e vi ritorneranno utili moltissimo nei combattimenti, perché questo gioco lo dovete vedere molto
ha molto più a che fare con World of Warcraft di quanto uno si possa immaginare, anche se è il fucile. Perché? Eh sì, ecco, Fugia, spiegami un attimo il discorso delle abilità, cioè nel senso, si parte che sia una classe e quindi devi sviluppare una classe, oppure in base alle abilità che tu dai al tuo personaggio, che è come se sviluppassi una classe? Beh, questa parte, dico la verità, nella beta non era completamente chiarissima, nel senso molte cose erano un po' ristrette su questa parte, non era tutto abilitato. Io per esempio, giocando tantissimo quelle 15 ore con Elentir e Ser Matex, sono riuscito a sbloccarne se no 2-3 di queste abilità, ed era una molto interessante che era tipo healer. Quindi sono molto cross, non è che puoi spendere i talenti come vuoi, e quello è. Puoi semplicemente riconfigurarteli in base al dungeon che farai. Parlo della parola dungeon perché poi l'affrontiamo con molta serietà dopo. Perché io dico, è molto più World of Warcraft di quello che pensate. Anche se sono visivamente totalmente diversi, sotto ci sono meccaniche molto simili, perché voi vi troverete a fare una squadra dove ci sarà un healer, dove ci sarà un assassino, dove ci sarà un tank. Quindi, come vedete, ci sono molte cose da similitudini molto forti. È un RPG action particolare, dove è basato anche molto, mi è piaciuto il sistema di copertura. Cocco, puoi dire qualcosa sul sistema di copertura, se ti viene, nel senso che come è molto efficiente, è Sì, molto carino. beh, no, io anch'io ho provato la beta, infatti avevo messo il Bravissimo. video anche su come Scusami se scaricarla e tutto, ti e ti volevo. dico. Esatto, ti volevo passare la parola perché proprio Cocco, proprio adesso, mentre a me stavano strappando un dente, non ci crederete, ma è così, a Cocco, cioè il grande Cocco era lì con un amico che lo provava per noi. Dici qualcosa sul No, sistema di. dovevo andarla a provare, ma alla fine non l'ho provato. Che Allora sei comunque una sta sega, che guardando. cazzo di figura di merda Ok, mi fai dai. fare? No, Sei stavo soprattutto scherzando. questo, Allora. mi verrebbe anche da dire, io qui che cazzo ci sto a fare che sono No, l'unico che non ha fammi, provato muove, sto cazzo di muove. gioco. Ma allora, No, cioè, comunque, non è vero, mister, tu Bugia. sei quello che ha maturato più esperienza di tutti, vai vedendo, ne conosce tantissimo, cioè, che Ragazzi, c'entra? aspetta un secondo, io ho solo una domanda da fare, no? Ma mister da Erlich, lei che opinione si è fatto di questo gioco cinghiale? Perché mister da Erlich soprattutto? Che cazzo è mister da Erlich? Da Erlich! C'è E poi qualcuno dietro di me? una cosa che nessuno si è accorto, fortunatamente, è che sia l'immagine in cui si diceva delle live mia di Ragione, Fugia. scusami, Oh, è Ciccio, non ti scritto turba. sbagliato! Il tuo nome è scritto sbagliato! Ma quale nome, scusami? Di chi? Mister Delric, giusto, Mujahideen È Elentir, giusto. giusto. Ma ancora No, lo devi imparare. guarda il mio video, è scritto sbagliato. E il tuo in teoria c'è l'H in fondo? Nel No, è tuo video. impazzito. Ma Ascolta, cosa me passatemi stai le nuove dicendo? pesanti che sta prendendo Elentir, le voglio pure io. No, Allora, comunque. il mio è scritto Cosa ti sbagliato. sei fatto? Ma tu ti sei fatto qualcosa prima di accendere. Sì, mi sono fatto la Oddio. tisana che mi hai venduto tu. Ecco, ho capito, chi è? Comunque voglio tranquillizzare Ciccio300 Gamer, che già il nome mi piace. Non sto stalkerando il Cocco. Cocco è uno dei pochi che è venuto a mangiare a casa mia e si è portato pure la fidanzata per risparmiare. Se tu è vero, Cocco? Giusto, la saluto. Ok, Ciao mamma. quindi io Ciao non fidanzata. stalkerò nessuno. Fidanzata, Tra ciao l'altro, mamma. Oh. tra l'altro, io la stalkerite l'ho avuto da piccolo, ma poi mi è passata. Ha avuto la varicella, cioè, ragazzi, che è sto stalker, Aspetta, veramente? Mugio, ma cioè, io Biscotto che ha fatto una frase veramente epica. Ciao mamma, sono in TV. Ciao, io Biscotto. Adesso sai che tua mamma sa che sei in TV. Ciao. Oh No, cazzo, veramente? comunque. Mamma non è come sembra. No, comunque, Mugia, visto che mi stai parlando di Division, Sì. volevo mettere un link sulla chat, che è una cosa un po' particolare, che si tratta di un sito internet che hanno fatto gli stessi sviluppatori del gioco, che serve per testare l'epidemia all'interno della tua città o della tua via. Adesso metto il link. Se voi inserite i vostri dati di dove abitate, automaticamente vi verrà fuori una specie di gioco interattivo dove potete scegliere se andare in farmacia, prendere qualche cosa per salvarvi. Fino a che poi non vi verrà fuori una statistica di quanto la tua popolazione, la tua città, nel mondo in generale, e poi verrà uccisa, eccetera. È un Ecco, piccolo. bellissima Cocco, bellissima. Io adesso sto capendo da quello che mi stai spiegando, è fantastico. Collapse di Division, sembra che sia il, come
come dire, il prequel del gioco. Praticamente dovrebbe essere un minigame dove tu, dove si vede l'esplosione di questo virus, vero? Esatto. Perché esatto. Tutto questo l'ho capito, scusatemi un secondo, sì. mi chiudete stava la porta? Parlando di quel link lì, che in poche parole ha una previsione a quello che succede poi durante il gioco in single player, cioè parla di questo virus, di come si è sviluppato, oh, e come interessantissimo, come si è... perché c'è comunque una trama di Tom Clancy, sì, non sì. È Pinco Palo, quindi cliccatelo e guardateci un'occhiata, perché non ci avevo fatto caso, ma ci sta, nel senso, ma... è una cosa molto carina. Poi ecco, soprattutto se discorso... la fate nella vostra città. Ma il discorso, diciamo, del multiplayer, quindi c'è la possibilità di giocare, ovviamente, da quanto ho capito, la missione principale, la storia, in cooperativa, però c'è anche la possibilità di fare PvP, cioè ho visto che ci sono delle zone, la zona oscura, da quanto mi ricordo, la Dark Zone. Okay. Sai. Tantissimo. Io ho visto qualche, ma cioè, no. Visto qualche gameplay, per l'amor del cielo, e volevo adesso, un attimino capire... volevo arrivarci discorso. Con calma, però, volevo proseguire per gradi, perché mi ero fatto una scaletta mentale, perché quella è una parte molto importante che volevo discutere insieme a voi dopo, perché è una parte molto ampia, perché il gioco si basa sul core, che è quello, proprio la Dark Zone, perché si parla di loot incredibili, la voglia di lootare, di avere gli oggetti sempre migliori, va a finire tutto nella Dark Zone. Volevo finire un attimino di capire che cos'è che ci ha colpito tantissimo, che cosa mi ha colpito tantissimo in questo gioco. Suoni incredibili, abbiamo detto la base operativa da ampliare. Pazzeschi. Pazzeschi, veramente. Io ho un LG35 surround, sentivo i proiettili che... bastavano, cioè, allucinante, ma adesso più o meno lo fanno tutti, però c'è questa roba qui, e il sistema di copertura che funziona benissimo, perché non è un Call of Duty, non viene shottato, è stato predisposto apposta, l'enemy viene abbattuto con un caricatore, se non due caricatori. Dici, cazzo che brutto, perché non lo puoi shottare? No, è stata pensata questa meccanica di gioco perché vogliono tatticità nei combattimenti, strategia, non il tipo che si buttano subito con i fucili a pompa addosso, boom boom e muori, boom e muori. No, hanno cercato di dare più vantaggio, di creare una situazione più tattica, dove la squadra agisce usando le coperture, si sposta da un muretto a una vettura, passando, non ci si butta alla cazzo, insomma, se no fai una fine bruttissima. È una cosa voluta che può far storcere al naso all'inizio, ma poi quelle meccaniche iniziano a funzionare, ragazzi, ed è molto divertente, perché le persone non è che non muoiono, muoiono, ma devi usare il cervello, devi aggirare le persone. All'inizio mi ricordo con Elentir e Stermatex, stavamo lì all'inizio, sai, perché c'ha una linea, un grado di apprendimento molto basso. All'inizio inizi a fare questo, dici, cazzo, ma l'intelligenza artificiale, minchia, era più valente a mia nonna col bastone che mi menava, era molto più forte. E invece poi ti rendi conto, passando qua alla Dark Zone, che gli NPC da un certo livello di aggressività cambia totalmente. Ti senti, ma perché dici diventa più difficile, cioè nel senso più vai avanti più diventa non è quello che volevo dire, non è l'intelligenza artificiale che pecca, è un crescere, un andando in crescere di questa Elem Charter, grandissimo, grande lo saluto, lo vedo sempre nel mio canale e sono contento di vedersi qui. Aspetta, Musi, c'è uno che fa una domanda importante. Ciao, Elem! Non che sai pazzo. Quello che ha preso il tizio con gli occhiali? Non l'ho capita. Ah, la droga! Ok, carina, no, l'ho capita io. No, io no, cosa è successo? Cioè, tutta la chat ti prende per il culo, ecco. No, scherzo. Comunque, stavamo dicendo su queste... Andiamo un attimino avanti. Cerchiamo di centrare gli obiettivi fondamentali di questa chiacchierata, perché ci tengo, voglio che le persone, dopo questa piccola chiacchierata al bar fatta insieme, abbiano un'idea migliore di quello che gli aspetta spendendo quei 35 euro su Kinguin o su Instant Gaming. Cazzo, sto facendo pubblicità e non ho chiesto neanche...
No, che vergogna, no, no. Cioè, non lo Link in faccio neanche io descrizione, così ragazzi. stupido, non Link sono in neanche io così descrizione. vergognoso. Ah, ok. Perché a me interessa l'utenza. Allora. Ok, un'altra cosa nella beta che abbiamo visto tagliata bruscamente è la personalizzazione del personaggio. Praticamente potevi scegliere barba di colore, non colore, due cosettine. Hanno detto che c'è un editor molto avanzato dove potrai modellare i tratti somatici del personaggio, nonché colore e roba varia. Tutto in questo gioco è centrato sul loot. Tutti sanno cos'è un loot o no? Se no lo puoi spiegare tu, mister. Io non so come potrei dire. Il loot è. Il loot sono le ricompense che si trovano facendo, allora, o uccidendo, diciamo, i nemici, e quindi si trova una ricompensa sul cadavere, quindi delle armi, Bravo. degli equipaggiamenti, qualche cosa, oppure allo svolgere anche delle missioni ci sono delle ricompense. No, quello però non è mai, quasi mai considerato loot. Il loot è principalmente uccido un boss, uccido delle cose, trovo delle ricompense, diciamo, in quel caso lì. E per cui immagino che comunque nella Dark Zone ci sia un loot importante. Sì, però la differenza della Dark Zone, che è un qualcosa di psicologicamente psicologico, è il fatto che nella Dark Zone non è che tu trovi qualcosa, è tuo, no, tu lo devi imbarcare, lo devi caricare nell'elicottero, devi andare Nell'elicottero, sì. nella posta, nel punto, diciamo, in cui tu hai l'H dell'elicottero, spari un razzo, arriva dopo un tot di secondi l'elicottero, no, e tu devi caricare il tuo pacchetto con i tuoi oggetti, che hai un limite comunque di spazio, anche puoi caricare sei oggetti, poi non so se nella beta li aumenteranno o no. Quindi c'è anche quel discorso, un qualcosa non è tuo finché non l'hai caricato nell'elicottero. Caricato. E tra l'altro cos'è? Quando chiami Praticamente, l'elicottero, se non vado errato, ti vedono tutti, cioè nel senso tutte le persone che sono in quella zona potrebbero attaccarti e tu devi fregarti, difenderti. sì, assolutamente sì. certamente, certamente. Cioè, c'è gente che si piazza lì, tranquilli, pacifici. Poi c'è anche un discorso molto interessante, che è il discorso dei pick-up, quindi dei player killer che vanno a sparare a qualcuno, mentre qui tu uccidi una persona che è Diventi innocente, rogue. diventi un pick-up, un player killer, quindi tutti gli altri ti possono cercare e Assolutamente. trovare, e per i primi Bravissimo. secondi, in base a Bravissimi. quante persone hai Bravissimi. ammazzato, lasciami parlare, cazzo! Bravissimi. Avete centrato quello che. Bravissimi. E quindi Niente sono shop. tutti Ragazzi, secondi che niente puoi. shop. No, niente shop, niente da fare. Si compra No. solo con l'esperienza e con i soldi all'interno del gioco. Quindi molto importante, se comprate il gioco, avete tutto all'interno del gioco, non dovete andare sul sito della Ubisoft e caricare altri 50 euro per Sì, comprarvi per adesso è l'armatiglia. vero, Prima per che adesso. comunque Attenzione. ci sono due monete differenti, le monete che tu fai nella Dark Zone e le monete che tu fai fuori. Quelle che fai fuori ti permettono di prendere qualcosa di uno schifo, probabilmente tipo telecamera 500.000. Invece dentro la Dark Zone è differente, dentro la Dark Zone hai roba bella guapa, bella cattiva, bella cicciotta, e per questo comunque sia tu hai il discorso che anche dentro proprio nella Dark Zone come loot puoi trovare veramente roba veramente figa. Io avevo un fucile da ceffino che facevo veramente male, infatti È poi vero, è vero. l'ho perso E ti ha per salvato il qualcuno. culo da parecchie situazioni, eh. Poi ci sono anche delle casse all'interno che vanno in base al livello che tu hai all'interno della Dark Zone, che puoi aprire o non aprire, e non è che puoi Esatto. comprare i livelli te li becchi e basta facendo esperienza. Quindi il discorso è, io posso avere l'arma più forte, ma ho l'arma più forte perché ho giocato di più di te, non perché io ho speso 18.000 milioni di miliardi di euro e tu non hai speso nulla. Cioè, è quella la differenza. Ed è Giusto. signor da Erlich, mi dica cosa ne pensa lei della Dark Zone. Allora, vabbè, io mi cago indosso generalmente nei PvP perché ho sempre questa malsana idea che bisogna entrarci quando tipo sei all'ultimo livello, quando sei ciccionissimo e quindi entri lì e fai bordello soltanto quando e spacchi i culi solo quando sei, però immagino che possa essere una cosa divertente, anche perché, vabbè, io non sono particolarmente esperto negli sparatutto, spero di cavarmela in questo gioco qua, ci proverei volentieri. Però vedevo un commento di Ippo Armato che, per esempio, diceva che provando la beta, diceva che è un problema raggiungere i vari luoghi della mappa, che bisogna andarci per forza correndo per mezz'ora.
spera che nel gioco completo mettano una specie di teletrasporto di mezzo e qualche cosa. Io adesso non so quanto grande è la mappa effettivamente di questo gioco. È effettivamente molto grande, perché si suddivide in varie zone, da quello che abbiamo intuito dalla beta, perché in una parte era tipo oscurata, quindi non era del tutto ancora completata, perché non l'hanno ampliata tutta. Però da quello che ho intuito è tutta una città intera che, vabbè, non è a confronto di ultimi giochi di ultima generazione come, non so, GTA o altre robe, però comunque è abbastanza molto grande, nel senso sì, che è sempre la mappa. Cocco, scusami se ti interrompo, volevo inserirmi qui Tranquillo. perché ci sta a pennello. Dicevi cose interessantissime relative alla mappa che era molto ridimensionata, tagliata, giustissimo. Devo fare una piccola nota. Avete notato che c'erano dei filtri del personaggio per accedere a dei posti che erano contaminati? Nella beta è stato molto semplificata questa operazione, mentre nella versione definitiva, immagino, quel filtro lo potrai avere soltanto a un certo livello, potrai accedere a quelle zone contaminate solo in determinati momenti, a un determinato livello, con determinati accessori. Quindi la cosa è un pochino molto più articolata rispetto a quello che ci è stato presentato nella beta, perché il fine della beta era quello farlo provare a tutti, far provare anche il PvP, perché ricordo che è stato anche quasi regalato il Liberator, che è l'arma OP, overpower del gioco, è stata data a un vendor. Questo ha creato delle polemiche incredibili, ma ragazzi, l'invasione dei figli dietro Che non geni posso. che sono. Vabbè, siete passati così, si siete su Canale 5, adesso la figura di merda è fatta. Prendete i giocattoli e andate con Dio. No, ecco, vi stavo raccontando la La storia dei limited filtri e del edition. Liberator. L'arma OP, che ci sono vari, è molto importante la rarità delle armi, che parte da arancione, viola, blu, verde, in base alla potenza, alla rarità con cui trovi. Ecco perché, Sì, tra vabbè, questa è virgolette, una cosa si usa. abbastanza classica Esatto, degli RPG. Che dei cavolo succede? MMORPG, RPG. Sì. Cosa Scusa, importante. Vedo tuo figlio! Vedo tuo figlio! Io Sì, vedo tuo figlio! mi fa paura questo tipo qui, mi fa paura quasi più dei miei bambini. No, Mugia, volevo dire anche un'altra cosa che è molto, cioè non è particolare, però nel senso, visto che ho saputo da un mio amico che ha avuto per console, quindi per Xbox One già il gioco, è già uscita una bella patch. Se volete vi metto anche il link della patch dove all'interno c'è scritto che cosa hanno risolto, però sono piccoli dettagli che alla fine non contano molto, però vi lascio il link sempre nella live se volete Graziato, andarlo a Grezzi, ho vedere. visto mio figlio. E miglioramenti, si parla di miglioramenti visivi delle luci che erano un po' buggate all'inizio, dell'aggiunta degli aiuti nelle impostazioni e dei problemi Ecco, tecnici io che ci sono voglio dire all'interno. anche una cosa. Io avevo avvertito mio padre che sarei stato in live. Lui ovviamente cosa sta facendo? Mi sta telefonando. Ma che bella persona! Che brava! Pronto, sono un tuo Poi fan. si capisce perfettamente da chi ho preso la mia memoria, Sono no? La tuo mia padre, fan. ovviamente, è ereditaria, Adesso sono la vedrai memoria che precedente. vedrai che adesso ti chiama e fa: "Cazzo, ma come va lento internet? Ma cosa cazzo è?" Ma è bello che gli ho detto, per Alzheimer, cortesia, papi, datemi Alzheimer. un'oretta di internet pulito, vi prego, che Ma vorrei... giusto una, eh. Non... Una piccola pausa. Così, vabbè. E invece qua che mi telefona, allora pronto, allora è libero internet, no? A posto. Sarà così, Comunque, ho sarà. messo il link delle note dell'aggiornamento, che sono piccoli, Sì, piccole cose, grazie mille. però niente di che, nel senso, un nemico che l'ha già provata, visto che vi ricordo che hanno rotto il day one per console, e i server li hanno aperti oggi, Brutti mentre frocio. per PC noi dobbiamo aspettare Figli di puttana. mezzanotte e Brutto in uno, culo. Scusami. perché siamo stupidi e stronzi. Adesso è Adesso. Lentino che mi sta chiamando. Adesso vedere il tuo numero, così ti inculo con la sabbia. Che dolorosissimo, eh? Dicono, non per esperienza, per amore del cielo, non so, dicono. Non parliamo di tabacco. Una cosa importante, ragazzi, Mugia, un'altra però. chicca. Sì, Mugia, sbloccate un secondo. Allora, io però volevo sfruttare l'effetto ventosa della webcam e della live per ringraziare. Io devo ringraziare assolutamente il Corsaro Strada 3. Perché, allora, il Corsaro Strada 3 è un fall, cioè è fenomenale.
È un po' più. Vabbè, ben capito. Cioè, pisico un uomo in gara. Cioè, cazzo, perché se io potrò pubblicare dei video con il Corsaro e con Mister su Dying Light, devo ringraziare il Corsaro. Quindi il Corsaro, grazie mille, grazie. Che poi oggi mi ha regalato anche Carmageddon 1 e 2. Cioè, che io da piccolo lo smembravo la gente. Poi voglio ho usare l'ipnosi per fermare quell'uomo. Fermati. Guarda che c'è la gente che guarda la live. Guarda che rischia un attacco epilettico. Ah, rischia un attacco epilettico. Bugia, poi ti denunciano. Vabbè. Indito, ho messo il link sull'apertura del server. Mezzanotte 1, non alle 6. Quindi tra mezzanotte, mezzanotte cosa, quando? Mezzanotte.01. Sono in ritardissimo, devo scaricare. Devo telefonare a mio padre e dirgli no, la connessione non ce l'avrai fino a domani, cazzo. Vai a letto, vai a dormire. Ma dopo la connessione, mister, con la connessione che hai lo finirai veramente domenica di scaricare, quindi che ti frega. Sì, vabbè, no, vai tranquillo, domani mattina alle 6 perché Australian non l'ha letta, non è il nostro orario, ha ragione Indy. Alle 6, vabbè, dai, allora c'è un sacco di tempo ancora, avanti. Sì. Un'altra chicca figa. Ero già pronto a mettere il VPN australiano. No, scherzo. Un'altra chicca figa all'interno del gioco è una sorta, non so come definirlo, una sorta di TS cablato nel gioco che funziona in una maniera incredibilmente ottima. Cioè non c'è bisogno quindi che prendete TS, chi è in squadra con voi lo sentite, anche perimetrale, tra l'altro. Infatti è capitato io e Elentir che ridevamo, oh, ho trovato l'arma viola! Ok, cazzo, così, forse magari ci sentivano gli altri, era meglio non dirlo perché... Ma quindi si attiva automatico, cioè, o c'è un modo per spegnerlo anche? No, ci sono varie opzioni e anche questa era molto ristretta nella versione beta, non potevo giocare più di tanto. Però volevo dire, non serve... Anche quando va in bagno, tipo si... Non serve anche... Ha ragione io, biscotto, i cavalli sono persone cattive, io ve lo dico. No, sì... Se lo dico io, vabbè. E niente, vogliamo. Ci sono un altro pochino di cose da. Diciamo il party, fino a quante persone si può giocare? Adesso ho visto 4 persone per adesso. Avevo visto almeno le occasioni che ci sono state date. Ciò non toglie che andando salendo di livello si arriva anche a 10 per determinate missioni. Quelle che ho visto io erano 4 persone. 4 persone in cooperativa, sì. Aspetta che stiamo perdendo Cocco che si è piazzato a ridere. No. Che è successo? Non lo so. No, niente. Basta, lo abbiamo perso. No. Così. Ragazzi, dovete capire che Derrick è Dael Rick, non con la K, ok? Perché sennò comincio a ridere, perché poi comincio tutto a smontare. Chi è che ha scritto Dael Rick con la K? Francesco... No, è da Elric scritto giusto, poi c'è uno spazio, sì. E c'è una K, non si sa, ma è partita una K così. No, è per quello che mi stavo sgranando. Comunque sì, nel senso... Vabbè, allora, la prossima volta che faccio un canale su YouTube, scelgo un nome facile, tipo... Pipaiolo, non lo so, un qualcosa di molto più semplice. Tipo Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ecco, sì, lo facevi un attimo più lungo, non ci stava neanche all'interno di una finestra. Vabbè, a parte le cavolate, è un gioco veramente che merita. Se siete ancora... indecisi, compratelo da parte mia. No, aspetta, va bene, però volevo parlare un attimino anche delle anticipazioni e aggiornamenti previsti, poiché volevo far capire questa cosa che è molto carina. Seguendo... aspettate, oh my god, ne approfitto io, guardate quanto elegante è Muscia, cioè guardate che eleganza quest'uomo, cioè io che c'ho la maglietta stracciona qua, e questo qua con l'eleganza, aspetta, ho perso il cappello. Sì, ma sei più bello tu. Sta morendo Muscia in ogni caso, secondo me si è vestito già per il becchino, perché così vedi, lo coricano direttamente, tac, pronto.
disgraziati. Comunque c'è una cosa fantastica per chiarire un attimino, il creative director che è Julian Greg Tina, cosa del genere, impronunciabile il cognome, io ho seri problemi con l'inglese, ha annunciato sul forum un percorso che seguirà The Division, quindi ragazzi fa capire che c'è una progettualità, questi hanno le idee chiare, ci sarà un season, che significa un season pass che praticamente acquistandolo, e lo trovate sempre su Kinguin e Instant Gaming a 35€, 31€, il prezzo ufficiale probabilmente sarà 59€, e ci saranno varie uscite che andranno ad arricchire il gioco, anche perché come sappiamo tutti li fanno uscire mezzi storpiati e poi mano a mano lo rendono come secondo me sarebbe dovuto uscire nella normalità. Però chi fosse interessato, adesso volevo un attimino parlare di questi DLC in anteprima. Cioè il primo DLC, i primi due DLC saranno gratuiti, il DLC Incursion e uscirà ad aprile, e questo sarà completamente gratuito per chi ha comprato il gioco. Si parla di dei veri e propri dungeon alla World of Warcraft con un boss finale. Io ho visto addirittura una figata, un mezzo blindato come boss, saranno cooperative da 4 persone. Poi il secondo DLC sarà Conflict, si chiama, e arriverà a maggio. Questo anche è gratuito e verranno inseriti nella Dark Zone, dicono, eventi dinamici con comparsa di NPC cleaners, quei tipi che girano con lanciafiamme, e nuove situazioni procedurali, scusate, tipo di lingua procedurali. Procedurali, sì. Randomici, come devo dire, casuali, ecco, casuali. Poi Randomici per utilizzare termini informatici. Ecco, grande, grazie Cocco. Poi c'è, ecco, da qui in poi parte la parte season pass, che quella lì che a pagamento, è un plus, diciamo, no? Ci sarà un DLC che si chiama Underground, che uscirà a giugno, e prevede delle incursioni sotterranee, bellissime ragazzi, tutte metropolitane, zone mai viste prima, dove ci sono molte missioni per chi adora il PvE, e questa è una cosa abbastanza figa. Poi c'è da lì, ragazzi... E da lì diventi rapper? Cioè, no, la strada. E ancora devi vedere questa, il DLC che uscirà in estate, non è stato chiarito ancora... le modalità, parlavano di un DLC che si chiama Survival. Porca troia, ragazzi, un DLC che si chiama Survival, che sarà tipo, secondo me, come ho capito col mio inglese fantastico, Wireless Gaps, un tipo Battle Royale H1Z1 per intenderci, con ricompense e loot incredibili per chi rimane in vita, e sarà una cosa incredibile. Partiremo probabilmente un 40-50 di noi, una mappa enorme, 100 di noi, e l'ultimo che rimarrà in vita, insomma, va dei mega loot. Quindi sarà un survival del tipo che non bisogna solo uccidere, bisogna trovare le armi, montarle e nel frattempo anche mangiare, cibarsi, che schifo di italiano. Ne rimarrà soltanto uno. Bella, Highlander, grandissimo. Poi c'è un altro DLC e si va a concludere questo season pass. In quanto tempo è che vengono fuori tutti questi DLC? Ci terrà occupato fino all'inverno dell'anno prossimo. Si chiama DLC Last Stand, e questa è bellissima, mister, e per me te proprio. È una modalità implementata, una modalità orda, dove costruiremo una base difensiva e dobbiamo diciamo resistere più a lungo possibile a ondate mostruose di nemici. E la cosa bella, usavano un vocabolo base building, diceva questo, che significa in napoletano ti costruisci le tue difese, costruisci proprio, non ho capito se la base proprio o aggiungi proprio delle torrette difensive o quantomeno. Comunque... Sì, poi ci sono anche gli NPC che ti fanno, dai, lavora, tira su, Dio te arda, dai! Sì, questa è la versione Eltir, solo nella sua ce la metteranno disperati per farla. E qui poi va bene, vorrei quindi... far notare però una cosa, che The Historian scrive: buonasera mister e anche a tutti gli altri, in particolare complimenti a Eltir che ha battuto tutti i record di YouTube con abbigliamento imbarazzante. E questo è la pietra miliare, perché io non avrei potuto saperlo dir meglio. Cioè, grazie. Wow, grande Historian, guarda, ti voglio bene. Un applauso. Sei un mito. Ok, ha detto tutto. No, effettivamente, grandissima no, effettivamente Elentir, devo dire, c'è un record in questa live. Ha un futuro da fashion blogger, eh? Puoi continuare i tuoi video facendo vedere gli outfit.
Allora, ragazzi, famo, Coco, non rompere le scatole tu, perché altrimenti prendo WhatsApp e vediamo cosa no, visto che mi hanno definito di essere dei quattro, quello un po' gaio, in realtà no. Ma gaio nel senso di figo, ho capito io, no gaio, ma dai. Ah, gaio marino. No, perché comunque del gruppo il gaio è Coco. Non è vero. No, mi rifiuto. Vedi con quale serenità comunque, non è vero. Cioè, vedi, ma io cosa ho detto. Porca Eva, sto capello di vacca. Ma comunque, effettivamente quella roba deve pesare molto. Guarda che domani mattina le cervicali soffrono con tutta quella roba in testa. Ma non ti preoccupare che sei così domani. Ti svegli ma vengo in erboristeriata a prendere l'erbetta speciale. L'erbetta speciale. Volevo rispondere a Paolo C, perché io sto leggendo, non mi sfugge. Dice... mai che esca un gioco fatto e completo, interessante quello che dicevo, senza tutti sti cazzo di DLC, non ci ha messo la parola cazzo, lui è molto più educato, io lo sono meno, quindi per dare più senso alle parole. Paolo C, ti ringrazio per la domanda, hai ragione, che ti devo dire, hai proprio ragione, anzi io ti dirò, lo accennavo prima, penso che i giochi di nuova generazione escono storpiati, proprio per poi riportarli a quello che è la normalità. Neanche quello in realtà, perché se tu ragioni, molti giochi che sono stati fatti uscire in early access, alla fine qualcuno è stato veramente abbandonato a se stesso, cioè sì, qualcuno è stato seguito, ma per esempio io non ne vedo uno che sia finito. Cioè, sì, allora ce ne mettono una quantità di tempo in seconda, perché io posso parlare di un Prison Architect, ci ha impiegato tanto tempo, ma alla fine è uscito. C'è un gioco che per me, io ce l'ho nel cuore, quel gioco lì è partito, io l'ho preso appena uscito in accesso anticipato. Era l'unico, cazzo, che secondo me. E sono contentissimo. Sì, uno dei pochissimi, però devo dire anche questo per me, ragazzi. È cioè, perché però... Mister ti ricorda San Pio X, giusto? Quando era in gara. Esattamente. Tanti ricordi, tanti amici cari. Cioè, il Corsaro 73 che dice le corne pesano, le corne di qua. Quante saponete sciculate, Mister? Ogni sera c'era una saponetta che si perdeva. Qualcuno perdeva la saponetta. Io biscotto e fashion. Grazie, io biscotto. Io biscotto, allora, già con i cavalli sono cattive, però sono brutte persone, già avevi guadagnato 1 milione di punti dicendomi che sono fascio, io ti vedo proprio. No, per amore di Dio. Allora, però ecco, devo dire questo, se io ben mi ricordo, uno dei primi giochi a cui diciamo è stata lanciata una DLC, al tempo si chiamavano espansioni, è stato Diablo 2, credo. Diablo 2, o non so se l'1 avesse un'espansione, non credo, ma il 2 sono sicuro è uno dei primissimi giochi che comunque ha fatto un'espansione. La Blizzard quindi, diciamo, ha dato il via a questo tipo di cose, perché poi le espansioni si chiamano DLC e ogni cazzo di gioco ha una DLC effettivamente, che per un certo punto di vista io posso anche dire lo posso accettare. Se tu però inizialmente mi dai un prodotto giocabilissimo, se mi dai un prodotto che già mi soddisfa, che anche senza la DLC sono soddisfatto, sono contento, c'è tutto, eventualmente può essere che in un futuro, e quando parlo di un futuro non parlo di 2 mesi dopo, parlo un anno dopo, cioè quando proprio non ne posso più del gioco che mi ha scartavetrato i testicoli, ok, allora... rilasci un DLC per attirare altra attenzione sul gioco, per darti Zevat Ramic, ciao, se no muore perché ha detto che se non lo so... Ciao, suicidio. No, scusa, non ce la faccio. Ecco, Ditan giustamente mi dice anche che Diablo 1 aveva un'espansione, benissimo, perfetto, cioè, anche Diablo 1 aveva un'espansione.
prima di Diablo probabilmente erano solo giochi fatti e finiti, stupendi. Sì, ma anche Baldur's Gate, anche Baldur's Gate ha avuto Shadows of Am, ha avuto, come cazzo, quella della costa, non mi ricordo il nome, cazzo! No, comunque, ma però quelli sono giochi che DLC. Si prestano tanto, sono giochi che si prestano tanto alle DLC, perché comunque puoi allargare l'avventura, puoi fare diverse cose, si prestano molto. Qui fanno DLC anche su, non lo so, cazzo, Barbie e Sette Moschettieri. Sì, Barbie e Sette Moschettieri, esatto, potrebbe essere le case di nonna Paola, non è più il porno, cazzo, vabbè. Mettono veramente espansioni per ogni, cioè su ogni gioco, ogni stronzata, o se non sono DLC sono comunque delle cose comunque da acquistare, ma questa cosa qua stanno effettivamente sul cazzo, sì, molto. Beh, in effetti no, sì, avete ragione, pienamente. Volevo dire una cosa, però riguardo i DLC così. Che è molto importante, quindi farò la faccia seria perché è una cosa importante. Allora, un DLC ad esempio, non rompete il cazzo. Allora, non è possibile guardarti, come non si la faccia a guardarti nel video. Oh. È bello che nel suo video ha detto: ragazzi, io sarò un pochino coperto, giusto per non momento serietà. Momento serietà, allora. Facciamo questo momento se la allora facciamo l'esempio. Ad esempio, anche Skyrim ha fatto dei DLC. A proposito, mister, quando farai Skyrim? Ma vai a cagare. Tu e Skyrim. Comunque Skyrim. No, perché hanno fatto la patch tutti nudi. Mugia. Scusa, Mugia. Perché dovresti chiedergli tu quando fa Fallout 4, però, se altrimenti il coglione lo faccio prendere. Mamma mia! Quando farai Fallout 4? Ecco, va bene. Vabbè, ragazzi, ecco, mi stanno pigliando per il culo, mi stanno pigliando perché sotto ogni video, in ogni live, eccetera, tutti mi domandano quando è che fai Skyrim? Oh, quando fai GTA? Fallout 4? Oh, quando è che fai questo? Quando è che fai quello? Adesso c'ho gli amici che mi pigliano. Fermi, raga, scusate, no. C'è LM Charter che dice: Elentir, non ti sei accorto che ti sto insultando nella chat? Non mi sono accorto che mi stai insultando. Andiamo a vedere cosa ha scritto. Tanto di becco su TS, ti fai il così, brutta bestia. No, voglio bene a Elen perché è un grandissimo, però... È arrivato anche Sir Matex, ciao Sir Matex! Benvenuto. Grande Sir Matex, colui è uno dei youtuber che ha partecipato con noi, insieme a me, a Elentir, per quanto riguarda la beta di Division. Giocava con ciao, noi... Ciao Sir Matex, ti ricordi me? Ti ricordi? Corri fuori! Tra l'altro... Tra l'altro, Sir Matex è l'unico che ci può cagare in testa perché lui ha la fibra e noi no. E sei venuto a vedere me che non ho la fibra. Per noi che... Ehi, sì. Parliamone. Brutto stronzo, è vero. Cazzo, merdaccia, anche Cocco ha la fibra. Ed è lì col cellulare, lui è lì col cellulare. Sei col cellulare tu. Sì. Ecco, non ho webcam, sono povero, preferisco avere... No, sono povero, non ho i soldi per una webcam HD, allora devo usare il cellulare, no? Però la fibra ottica. Hai capito? Vendi la fibra ottica, cazzo! Che no, ragazzi, che no! Vabbè, d'accordo. Oddio, ragazzi, mi state facendo... comunque, mister... Mi dica! Saluta Mix Sole, eh? O Mixol, non so come si dica. Ah sì, scusami, ciao Mixol, sì, hai ragione, che è da mezz'ora che sto... È vero, poverino. Ciao Mixol! Mi sono perso, scusami Mick. Lo so che ti darò un cazzo, ma ciao Mick, è un piacere conoscerti, sei iscritto di mister, sei come un amico mio, grazie. Ma detto da uno così, cioè io ragazzi... mi aspetto... trovarti in un angolo. Ragazzi, aspettate, scusate se vi interrompo, ma ho trovato un crittogramma. Allora, ce lo scrive ZGR98, Skyrim sapete perché è un fantasy? Perché la sua fisica è combattimenti e di cavalli. Oddio, è passato su, no, devo leggerlo. Come si fa a risalire su? Allora, con la rotella. Con la rotellina. Quella che mi manca, ok. Allora, ZGR98 dice, Skyrim sapete perché è un fantasy? Perché la sua fisica è combattimenti e di cavalli che scalano montagne.
è troppo fantasy, leggete il commento in live. No, aspetta, io ho letto uno che mi ha detto io che sono una ragazza. Io sono d'accordo con lui perché il mio cavallo faceva di quelle robe, ma... Ok, Scotto, se vuoi ti faccio vedere i live che non sono una ragazza, aspetta. Faresti solo che danni, Coco, credimi, ti tireresti solo più sassi addosso, lascia perdere, mi bloccano il canale. Ok, facciamo bloccare subito il canale a Mr. Derlick. Chi va ancora con sto cazzo? Questo è il cuore di Kinguin. Guardalo bene. Allora, bloccheranno il canale. Questo hai capito? È pubblica concorrenza. Io tutte le persone che sono in live, no? Una piccola cosa. Poi sarò io stesso, se volete, anche a mettervi nei commenti il video, no? E tutti quelli che sono su Kinguin che fanno il cuoricino così per Natale. Cioè, voi pensate, ma mister, si poteva abbassare così tanto? Dici, ma si poteva abbassare così tanto? Ma perché mi vedi da manca? Che cazzo fai? C'è qualcuno che sta rimanendo scandalizzato dalla nostra live, perché non stiamo parlando di... pornografia in live. Sì, è vero, non stiamo parlando... Allora, dovete sapere che io ho recuperato questi elementi in un ricovero, d'accordo, per tossicodipendenti, e così mi facevano un po' di... faccio volontariato, e così ho pensato, dai ragazzi, facciamo una live insieme, vi caccio fuori io, e come vedete è stata proprio una bella idea. Perché... No, hai detto vi esco. È diverso. Le parole sono importanti. Io vi esco fuori e noi siamo usciti. Esci da quell'uomo, tu veramente, guarda. Esci. Ma tornando al gioco. Tornando all'argomento principale, dai ragazzi. Allora, Division. Voi avete provato anche il PvP di conseguenza? Sì. Io sì, l'ho provato. Anche perché... se è Mattex. Sì. Io l'ho provato perché me l'aveva detto Mugia, perché sennò non lo sapevo manco che esisteva, perché ho giocato per 3 giorni senza... Ah, è molto bello invece. Ma cosa si intende per aver provato? Cioè, se sono morto 3000 volte in game, se ho sparato... Allora, parliamo meglio della Dark Zone, così chi decide di comprarlo ce la ripassiamo questa parte perché è importante, è un po' il cuore del gioco. Perché una volta che abbiamo livellato, arrivato a un certo punto, finita anche la parte relativa alla storia, perché c'è una trama, una storia, capire chi è stata a fare questo virus, tutto è l'embaradame, finite tutti i DLC che finiranno prima o poi, rimane sempre operativa e attiva l'ambito PvP nella Dark Zone. La Dark Zone sono una o più aree in questa mappa, perché noi abbiamo vista una, dicono nella totalità della mappa ce ne saranno varie di zone, esatto, diversificate. E in sostanza che cosa succede? Quando accedi a questa area, tutto ciò che viene droppato, in napoletano drop, lo sanno tutti i significati. In napoletano? Sì. Allora, non mi prendete in giro, drop in napoletano significa quando viene cagato fuori, ecco, cioè, quando un elemento viene rilasciato, espulso. Un oggetto viene espulso. Sì, ma sembra una cagata così. Non ho mai visto tante cazzate in un solo uomo, te lo dico. A parte quando mi guardo allo specchio. Ogni volta in questa Dark Zone viene praticamente recuperato, diciamo così, un oggetto raro, perché lì ci si troveranno cose epiche dove ovviamente all'esterno non puoi trovare, per farle diventare di tua proprietà dovrai estrarle. Che cosa significa questo? Che dovrai andare in punti specifici della mappa, chiamare un elicottero con una pistola, dopo avrai 1 minuto e 50 secondi per l'arrivo dell'elicottero, e dovrai porre questo zainetto, micro zainetto giallo, visibilissimo anche agli altri giocatori, lo legherai vicino a questa fune dell'elicottero e se lo porterà via. Una volta che l'ha portato via, lo troverai nella tua base e potrai usufruirne per sempre, una volta che viene estratto. Quanto tempo corre da quando chiami l'elicottero a quando effettivamente... Un minuto e 40, quasi 2 minuti. Quindi è fatto apposta, perché anche una persona che è all'estremità della mappa correndo arriva dove sei tu.
perché questa situazione? Si creano situazioni veramente molto divertenti di combattimenti estremi. Ci sono, allora, quando chiami l'elicottero, molto probabilmente verranno sponati randomicamente, usiamo il termine che mi è piaciuto molto informatico di Cocco, per far vedere che acquisiscono, randomicamente verranno fuori delle squadre NPC che ti romperanno i coglioni, quindi sarai lì ad ingaggiare. In più, ci sarà qualunque altro player che puoi ingaggiare per cercare di ucciderti e fregarti il loot e a sua volta caricarlo sull'elicottero. Bugia, quanti chiamano delle cose? Se lavori per la Ubisoft e un tuo... è Mario Ketchup che dice che anche lui è napoletano e ti capisce. Grande! Dov'è? Lui vuoi vedere? Allora, un attimo. A questo punto, allora, io devo chiedere... Ciao, Pedro! Zitto, la parlo, no! A me non parla a me e te, chi stanno vicino, niente! Basta, ecco, ho finito. Mister... Banniamo Mugia, banniamo... Che cazzo che ha vinto? No, vabbè, comunque ritorniamo a questo, ragazzi. No, bisogna... Allora, ragazzi, secondo me, nelle live noi ci divertiamo troppo. Dobbiamo essere più seri. Parliamo di Division Dark Zone. Dobbiamo salutare, anche, perdonatemi se interrompo, c'era Luigi... Oddio, l'ho perso! Luigi, ti ho perso, scusami. Luigi è sufficiente, il cognome Trucelli. È privacy, per cui Luigi va bene. Ha chiesto lui. Luigi Truscelli, lo salutiamo. Ciao, Luigi. Truscelli. Ciao Luigi Truscelli. Ciao Luigi. Ciao fratello, guarda qui. Grazie Mixol per il bel cappello di Elenti, grazie. Si vede che è una persona Francesco in gamba. Francesco dice che sei il portavoce di Ubisoft in azione. No ragazzi, non vi sta spammando il link per comprare il gioco, però vi consiglio che è un gioco da comprare se avete i soldi. No, in ogni caso Mugia sarebbe bravo a vendere sabbia in deserto. Ah, sì. Cioè è una roba allucinante. No, guarda, è particolare, è proprio... Non è la solita sabbiaccia del cazzo che trovi in giro. Cioè questo è proprio... Guarda che grafica! No, però sai, premetto questo: a me nessuno mi paga, non lo faccio per soldi, si vede, se no non stavo qui, non me ne fotteva un cazzo. Chiariamolo perché è importante, pure perché chi cazzo pagherebbe me? Parliamoci seriamente. Ma chi cazzo pagherebbe un napoletano? Uè, voglio l'Ubisoft, da becchi! Dai, non scherziamo, siamo seri. Ubisoft! Ubisoft, no, ma non è questo. Io, essendo un videogiocatore, più che uno youtuber, essendo sempre stato un grandissimo videogiocatore in prima linea, vado avanti con le sensazioni che mi restituiscono i videogiochi. Questa volta, ragazzi, vi dico che giocando era un titolo che da anni, ho avuto la stessa sensazione quando ho giocato la prima volta World of Warcraft, che mi ha dato sensazioni forti, vero Elentir? Noi ridevamo. Ti sei emozionato? Ridevamo tantissimo, cioè ci divertivamo come non ho visto da tanto, vero Eli? A parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi, veramente, è un gioco che ci ha sorpreso alla grande. Cioè, allora, tralasciando il fatto comunque che Mugia è molto, molto, molto convincente, quindi lui dice, guarda, prendi, io credimi, partiamo che ha fatto Portal Knight e mettiamo il fatto che Portal Knight non riusciamo a farlo fare in capo, ma va bene. E comunque Portal Knight è un gran Mario Ketchup. Gioco. Ciao Mario Ketchup. ti dico, anche The Division, io non ho mai giocato quei giochi lì, cioè io, chi ha visto i miei video sul canale ha visto che io negli FPS faccio non ridere, faccio cagare a livelli proprio... Tipo, ecco, è tipo un elefante qua di Arrea. Però, cioè, il discorso è che questo gioco veramente combina così tante cose, dal fatto che tu hai la tua base e puoi sviluppare quello che vuoi, quindi tecnologia, sicurezza, cazzi e mazzi, e quindi ti dà non solo il discorso che non è un pay to win e non è che se tu sei una schiappa come me a sparare, muori ogni due secondi e finisci lì. Cioè, è bello anche perché c'è cooperativa. Se tu, sì, siamo però... Siamo io e Mugia e siamo lì a sparare a uno, ci parliamo sul TS del gioco, che è più chiaro del TS normale, spaventoso, cioè, è fenomenale. Infatti i video che vedete nei canali mio, quello di Mugia, quello di Stermatex, cioè, vedete che sono, o anche Cocco, non so se anche Cocco ha pubblicato qualcosa, cioè non è TS, è proprio il gioco. E non laga, non ha problemi. Il problema è tu sei lì che tu spari, spari, Mugia, coprimi, passa uno, tu hanno preso spaghetti, mandolino, mafia, Berlusconi. Perché ti sentono anche loro, perché poi nella realtà tu, è come se io parlassi a Mugia, ma se uno mi passa di fianco, sente quello che dico. Perché è tipo un void ad area,
capito? Quindi, beh, sì. Infatti mi è successo, passa uno, italiano pizza spaghetti mandolino, mafia Berlusconi, pezzo marco culo. No, ci sta, c'è gente che è vero, però devi anche stare molto attento perché uno pensa, questo dobbiamo capirlo, però vabbè, penso ci siano modalità per limitare la chat e non farci ciao, sentire. Simone, ciao Simone, ciao Simone! Ciao Simone! Una cosa carina e importante è pure quella di dire che comunque al lancio ci saranno, come tutti i giochi, devo dire la verità, obiettivi giornalieri, obiettivi settimanali, e attenzione, uno scoop importante che di cui nessuno ha parlato e ve ne parlo io perché me lo sono appena inventato, no sto scherzando, è il trade. Probabilmente parlava il creative director, che è Julian Geringhey, parlava di trade o addirittura qualcosa relativa all'asta. Io non vorrei che in uno di questi upgrade possano mettere, poiché adesso non si possono scambiare le armi, perché sennò non avrebbe senso il lottare per un loot, forse inseriranno un trade, lui dice, non tanto forse uno scambio, ma una sorta di auction house, come si dice? Auction house in napoletano, asta. Auction house. Una casa di asta, dove hashtag. Voi potrete mettere all'asta un fucile, una cosa, e vendere, ricavare soldi e andare avanti. Potrebbe essere interessante. Questa cosa, però, rispetto alle altre, non è confermatissima al 100%. Sono più cose voci che ho intuito. No, neanche voci. Parlava Julian, parlava e ho intuito questa cosa in una serie di discorsi che faceva. Perché diceva che uno dei problemi era quello, il fatto di non voler abilitare lo scambio di oggetti tra utenti. Perché se uno gli va di culo, come me, che infatti Elentir bestemmiava, mi uscivano tutte le armi e poi avrei potuto passare a Elentir, Elentir avrebbe finito di giocare e andare nella Dark Zone, perché magari gli avevi semplificato l'esistenza, rompi un po' gli equilibri di gioco, diciamo. Quindi questo sarebbe stato risolto da un'asta, che praticamente ti stai lì, ti paghi i tuoi soldi, se sei sfigato fai tanti soldi e ti compri il Liberator o l'arma che c'è. Ciao Rocco. Ciao Rocco, ciao, ciao Rocco, Rocco si freddi, che ciao Rocco, no, sei un grande, quello faro, no Rocco si freddi, non è lui, cazzo, c'è un altro, però ciao, ciao, no, no, c'è un altro lui. Simone, te veramente, tu me, sì, ecco, Sir Matter, te veramente tu mega armi, noi ginocchiere. Andate a vedere il video che c'ho sul canale Mujahideen 71, lo cercate in cerca di Google, di YouTube. C'è praticamente un video che ho fatto con Sir Matter, Elentir e io, dove c'è stato un momento esilarante, il divertente, dove io trovavo le armi più disperate a ogni cosa che aprivo e loro uscivano. Ancora se lo ricordi? Ma che cazzo vedi? Io non ci ho preso un cazzo! Se io devo parlare a sparare ai crociozzi, ai ratti, alle gomme, perché non avevo altro. Allora, comunque, lo stesso video da tre angolature differenti lo troverete sia nel canale di Musica di 71, sia nel canale di Fermatex 90, sia nel canale del sottoscritto Elentir YouTube. Che comunque, oh ragazzi, sono quasi 200 iscritti, no cazzi, no come... Grande! Comunque, no, è sicuramente una gran figata. Sarebbe bello che introducessero il discorso del anche il trading. Ci sono alcuni MMORPG che hanno il trading, tipo io... World of Warcraft stesso, per esempio, ha la possibilità di fare le asta. Lo ha tipo, lo ha per asta. Invece, tipo, c'era la NH2 che l'NH2 prendeva, tu passavi l'oggetto trade, in chat scrivevi per, non so, per... $500 te lo do. Vi ricordate, potevi mandarlo anche come allegato nella posta, WoW? Potevi inviare che un oggetto. La cosa è bellissima, no? Prendi un M16, bello, lo ripieghi, lo metti dentro una bella busta. Tanti spedi... auguri, Mr. Delic. Cazzo, no. Via, che tiro, wow. Un fiocco, ma che cazzo è? No, allora, ragazzi, vi spiego, tu lo prendi. Ciao Gianmarco. Lo metti dentro, lo accade... È chiaro. E lo spedisci. È chiaro, va bene. Beh, tutto nella norma, ecco. Sì, sì. Paolo, io ho ammatto Lineage come una bestia, il problema è che mi ero così tanto drogato. Ciao, che non Gianmarco, avevo Marco, va a dormire. Vita. Ciao, avevo più Gianmarco. Ma ancora lo amo e mi sento ancora adesso la colonna sonora di Lineage 2, io te lo dico subito. Mamma che figo. Vabbè.
E vabbè. Adesso io vorrei anche chiedere in quali canali verrà trattato The Division, perché io personalmente non sono sicurissimo di trattarlo sul mio canale, se non magari qualche volta con voi per fare un po' di casino, diciamo, un video così ogni tanto per cazzeggio e divertimento. Però se i ragazzi che ci stanno seguendo volessero vedere un po' meglio questo gioco, volessero seguirvi, chi di voi porterà avanti questo gioco in maniera abbastanza frequente? Abbastanza frequente e seria, penso sicuramente sia io che Elintir, no, Ele? Ovviamente io non è che starò a registrare 800 ore, si pensava a fare dei dungeon estremamente complicati, magari, oppure dungeon che meritano per una determinata caratteristica, di portare quella cooperativa, magari anche con Derlick, in un bel gruppetto divertente, dove facciamo vedere come funzionano gli attributi dei personaggi, gli accessori delle armi, chi fa da tank, chi fa da healer, insomma, e per risolvere quel determinato dungeon. Però, dire la verità, mettermi dalla mattina alla sera a tenere lì un video, non ci siamo, perché in World of Warcraft, infatti, nessuno può pensare di fare un video da livello 1 e lo porti a livello 60 una volta, adesso arriva a 200 questo livello, per dire, sarebbe una cosa veramente troppo lunga, ma anche noiosa, penso. Quindi centrale fare dei video su eventi particolari, magari andare a rompere le palle a qualcuno nella Dark Zone, ingaggiare battaglie, diciamo parti più interessanti che rendono sicuramente un video più accattivante, non una cosa di crescita del personaggio che là te la fai come, anche perché poi spoiler fa uno spoiler della storia, quindi non piacerebbe a nessuno. Comunque io Biscotto, grazie mille dei commenti che mi fai, sono veramente contento e grazie veramente io Biscotto. Te vuoi credo anch'io. No, comunque penso che lo tratterò anche io, ma non in modo, bene, nel senso da far vedere tutto single player. Beh, ci siamo i quattro, quattro per fare un dungeon ci siamo. Certo. Però non per far vedere il single player, perché vorrei più giocarmelo per vedere in privato, giocarmi tutte le secondarie, svilupparmi il gioco come voglio io. Certo. Per quello con la calma. No, però, ma infatti fatto anche per questo, per giocartelo con calma e godersi la trama, perché ricordo comunque c'è dietro Tom Clancy, una trama della miseria. Splinter Cell l'ho adorato. Maledetti, indie gameplay, compra sto coso, te l'ho detto, costa. Ma ce l'ha, se l'hai comprato. Ah, e allora dici maledetti. Perché? Ma no, starei in panchina. Indie, allora. In panchina, ma figurati, i gay li accettiamo, dai. C'è da dire questo, di modo tale che così anche chi ci sta seguendo lo sa, perché io ho questo problema. Io lavoro e gioco mentre sono a lavoro, e voi direte, cazzo che coglione, lavora, va a lavorare, non sta a giocare, che cazzo fai? Lo so, però tra un punto morto e l'altro, cazzeggio, faccio video, faccio qualche cosa. Il problema è che quello è un gioco dove non è che puoi mettere in pausa, è multiplayer fondamentalmente, per cui non posso metterlo in pausa. Quindi mi ritroverò un po' in difficoltà a giocarlo effettivamente. Tra l'altro, Cocco, è caduta la tua immagine, non si sa che cazzo è il tuo video, ma No, non è caduta, che bellissima ZGamer98 Cocco e Mujahideen in questo momento specifico qua, adesso sembrano filosofi dei videogame. Ma noi lo siamo, ragazzi, abbiamo la laurea. Grazie, lo siamo. Per me è un grandissimo complimento. Io ho la terza elementare, però va benissimo. Aspetta, così. Io invece ho il coglione della compagnia. Mio Dio, Stefano Berladis dice, mio padre un giorno ha giocato 52 ore di fila a Lineage. Cazzo, l'hanno ricoverato dopo. Porca miseria, lo dovevate imboccare, lo dovevate. Ma giocava con una flebo attaccata. Perché non è possibile? Lineage, cazzo. Comunque, poi dicono, ma è giusto, grande stima, fratello, porca vacca, ho 52 ore e io sarei morto di infarto. No, credimi, Mugia, io ho perso letteralmente la vita sociale con l'Enage 2, cioè io ti posso assicurare che ero arrivato a un livello così malato di Lineage che piuttosto di scopare con la mia ragazza, io giocavo Lineage. Guarda come cazzo sei finito, Ma come? No, va bene, ragazzi. Comunque, qua domande piccante. Io direi salutiamo tutti. Ragazzi, curiosità: posso sapere la vostra età?
Io devo andare. Ma una signora non si domanda l'età. Sto arrivando. L'età, ok, Coco, l'età... sei giustificato. Provate a sparare voi. Facciamo partecipare la chat. Allora chi deve indovinare? L'età di tutti e quattro vince e lo compra Elentir, vince un sì, i soldi cazzo, della messa lo, vince un gioco di Division in seriale adesso. Però tutti e quattro, voglio tutti e quattro insieme. Scusa, un secondo, allora, io lo compro, ma guarda come soldi scrivono, guarda, grandi, 21, 13, 35, vai! Tombola! Paolo, c'è attenzione a Paolo. Ambo. Ti sono. Ambo, ma l'età di chi soprattutto devono... Dovete mettere il nome. Allora, io so che Mugia ha il canale il numero 71, l'homme e merda. Che c'entra? Quella è la smorta con l'età. Allora, povero Elentir. Allora, c'è Alessandro Malta 45. Gesù, Dio, Cristo e la Madonna. Chi è questo? Amen. Amen, figliolo. Non lo so. Allora, 66. E che cazzo? Dai, non esagerate. Allora, più difficile del Super Nerarotto. Raga, un videogioco costa, oh, mica siamo scemi. Allora, Cocco Elena, 20. Ti hanno dato dei 36 bravo. Anni. Allora, Cocco 20, Elen 36. Qui c'è parte Elen Charter, questa è la salunga. Cocco 20, Elen 36, Mugia più di 30, Mister più di 3. 20, 54, 69. Queste permette, sono viva misure, bene, Mugia. Che sono le tue misure quelle. Oh, raga, bravo, cioè, questo qui che ha scritto 90, 60, 90. Ma che cazzo hai capito? Ragazzi, mi segno il numero per giocargli all'otto. Bravo Mike Soul. Mugia 40, c'è quasi azzeccato, tesoro. E passa Mr. Derlick, no. 30, Cocco 20, Elentir non c'ha età. Ragazzi, è un ibrido. C'è Stefano che fa Mugia, Mario Ketchup 44, 45, attenzione, ci sei quasi. Leggi quello dopo. Mugia, Team 34, lo adoro. Fermi tutti. Questo è il mio 3 centimetri. Ecco, questa è l'unica misura giusta. Bravo, Vexo, e cinghiale sul tubo. 23 centimetri è esattamente come esatto. Bravissimo. Okay. Quando è a riposo, soprattutto. Quando è a riposo. No, ragazzi, fammi, bloccatemi un secondo. Dominio grafico ha sbagliato, no. Ma scusa un attimo. Ma scusa, Malta, come io 42? Cioè, ma ti sembra... Togliti quella roba da te. Ma ti sembro vecchio come Mugia, ma tu sei 42. Ma come mamma mia, ragazzi. Come al 42, ma ti rendi c'è Garrett che ha i sensi di colpa, ho scatenato il delirio. Scatenato il delirio, sì, allora, è vero. Bravo! Ecco, hanno tutti più di 20 anni, grazie. Molto furbo, hanno più di 20 anni. Bravo, grazie. Lui è un filosofo, geniale. Vabbè. Ragazzi, io direi che la live è durata quella sua ora e un quarto, ora e 10. Siamo partiti in ritardo, però, e chiediamo scusa, ragazzi. Abbiamo fatto anche un po' di casino, dai, io spero. Chiediamo scusa. Ovviamente, ecco, io volevo dire una cosa importante, perché i nostri programmi futuri saranno questi. Noi vorremmo continuare a portare delle live. Se abbiamo voi volete fare una cosa di questo tipo, abbiamo deciso di diciamo così, fare a turno sul canale di ognuno, e quindi le prossime live saranno sul canale di Mugia, sul canale di Elentir, sul canale di Cocco. Ce le faremo girare così, saremo sempre noi gli ospiti, però faremo un po' a rotazione, un pochino a turno. Cambieranno gli argomenti, però. Cambieranno gli argomenti, vi avvertiremo ognuno sui suoi canali quando verrà fatta la prossima live e che argomenti saranno. Poi avete visto, alla fine si cazzeggia anche, ci andiamo a prendere una birra fuori e vaffanculo. Esatto. Una volta sarò qua con una birra con un calumè della pace, d'accordo? Sarò qua con un spaccato proprio così. Addio. Tranquillità. No, allora, io voglio appropinquare questa occasione per fare due cose. Intanto salutare la mia mamma, che probabilmente mi sta vedendo. Ciao mamma, e poi un'altra cosa che volevo fare è, visto che ormai mi sono sputtanato così, no? Ma secondo voi, ragazzi, qua che siete in live con me, voi quattro, che siete ormai come parte della mia quindicesima famiglia, e secondo voi...
secondo voi, se io facessi i gameplay con le telecamere puntate in faccia in queste condizioni, mi chiudono il canale? Sì, secondo me sì. Hai buone probabilità. Chiudere il canale no, però magari attireresti un certo tipo di utenza che magari, non lo so, sbazzica molto. Che ti troveresti il tuo orifizio... Lasciamo stare, ok. Okay, psichiatrici sicuro, insomma, ecco. Io non Coco, metti il link del tuo canale per cortesia, ma che io scopro. No, ma allora non vi preoccupate, ragazzi, perché nella descrizione ho già messo tutto, in teoria dovrei aver già messo tutto, credo. In descrizione, adesso me lo vado a vedere, perché ci sono i canali di tutti quanti, comunque, Per adesso non li vedo, però okay. Allora, una piccola domanda volevo fare. Allora, ci sono, appena chiudiamo qua compaiono tutti, ragazzi. Non vi preoccupate. Allora, la prossima live sarà su Master of Orion o su qualcos'altro? Non lo so. Allora, prossima live è su Master of Orion, io ve lo dico, mi tiro il pisello davanti alla web. Ok, allora, ha giudicato... Ragazzi, la prossima live sarà su Master of Orion, in cui vedremo in live mister che si tira il pisello. Ecco, perfetto. Fantastico, accorreranno. Ma in realtà avevo un'idea diversa, ragazzi. Magari Master of Orion sì, ma io avevo un'idea diversa. Poi ne parliamo, per amor del cielo. Io avevo intenzione di portare un qualcosa relativo a Star Citizen, perché è un altro Colossal, un giocone incredibile, che porta con sé tantissime cose da dire e tantissime cose interessanti. Decidete voi, ovviamente, lasciate un commento sotto in base a quello che direte, magari portiamo o questo o qualcos'altro, ma ci terrei veramente a portare questa roba a Star Citizen, perché Chris Roberts la salunga e vi potrei spiegare un sacco di cose, però non è in questo momento. Ci sono belle cose. Il biscotto di Celentir è molto contento per la prossima live. Maria. Salutami ora. È un ordine. La tua nonna. Ciao nonna. Ciao. Oddio. No, vabbè, comunque vedremo. Domani vengo a mangiare da te. Prepararmi le solite cose. Grazie. Cosa? Il prossimo, allora mi chiedono quando sarà il prossimo episodio di Master of Orion. Allora, non ti preoccupare, vai serena, perché lo giocherò molto più spesso, probabilmente anche di Dying Light, perché è un mio gioco dell'infanzia e io lo stra-adoro. Per cui non ti preoccupare, perché lo giocherò veramente spesso. Ma non... scusa, come va serena? Va sereno. Vai serena o è giocato? Ma lapsus, ok. O sono rincoglionito io. Vai sereno. Comunque, vai tranquillo. Stai sereno. Si dice vai danzol. Ma se senti qua. Ma, e poi dimmi perché io non dovrei picchiare sto affare. Vai danzol. Arriva dentro. Bella ragazzi, come vai? Bello, guarda, scusate ragazzi, Mario Ketchup dice cose troppo arrapanti. A me va benissimo Star Citizen e consiglierei di dare un'occhiata anche No Man's Sky. Cazzo che bello. Ad avercelo No Man's Sky, io non... Va bene, dovremmo raccogliere delle informazioni. Io biscotto, ciao carissimo, grandissimo, che mi hai supportato. Ciao biscotto! Come saluto anche Paolo, c'è un altro che ha la Inese nel cuore. Ciao come Paolo, vai così, Paolo ragazzi, ciao a tutti, va veramente, bene. Perché voi ciao, c'è, che c'è grazie voi che per essere seguito. Stati qui. Ciao veramente, ragazzi. Ciao! E noi ci vediamo... sempre al prossimo video, ragazzi. Grazie, mister, per averci invitato sul tuo canale. Ma grazie a voi per tutto, ragazzi. Mi avete fatto morire stasera. Siete mister, stati... anche la domanda. È un bar. La domanda, ragazzi. Ma dite che mi sono smerdato con questa live. Oh, sono ancora in live. Hai voglia, cazzo. Ciao, grazie a tutti. Ciao, sui nostri canali, Mujahideen. Siete sui nostri cinghiali, sui nostri canali. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao.